Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video sul canale. Oggi sono qui a portarvi un nuovo episodio della serie Black Ops 3, ovviamente per PC, e sono qui a portarvi un deathmatch a squadre sulla mappa Combine. Ma non sarà un deathmatch normale, infatti vi andrò a proporre una sfida che mi ha proposto un iscritto nello scorso episodio, ovvero andare a fare una partita andando a usare soltanto la pistolina, quella primaria, e se riesco ad ammazzare qualcuno con quella pistola posso andare ad utilizzare l'arma di quello che ho ammazzato. Sarà una sfida abbastanza difficoltosa dove farò abbastanza schifo, già lo so, quindi metto le mani avanti. E ovviamente la pistola base è l'MR6. Ovviamente ragazzi vi invito a lasciare un pollicione in su se volete sostenere questa serie, che continuerò lo stesso a portarvi anche se non vi piace tantissimo, cioè se non piace a tutti. E vi ricordo anche di lasciare un commentozzo se avete qualsiasi sfida da propormi oppure qualche suggerimento da darmi riguardo appunto questa serie. Comunque, banda alle ciance e iniziamo subito. Ovviamente ragazzi ho messo le mani avanti e ho detto che sarà abbastanza difficoltoso, perché ovviamente tutti vanno ad usare mitragliette, cecchine e robe varie, e riuscire ad ammazzarli con la nostra pistolina non è assolutamente facile. Ovviamente se vedo armi a terra non posso andarla ad usare, però se faccio assist posso andare ad usare l'arma di quello che ho fatto assist. Dunque, oddio. Salve, salve. In aria è difficilissimo mirare. Questo non ci muore, ok, c'è morto con un bel po' di colpi. Ovviamente questa è una delle mie prime partite di oggi, quindi devo cercare di equilibrare la mira. Questo qua non si è accorto della mia presenza e adesso c'è morto. E ha fatto pure un grosso boom. Visto nella minimappa c'è qualcuno qua dietro. Quanta gente c'è? Ok, ok. Comunque è la prima volta, se non sbaglio, che faccio un deathmatch a squadre sul canale. Porca paletta, ma che problemi ha quest'arma? Non l'ho mai usata. Di solito con tutti quei colpi la gente ci dovrebbe morire. Non hittare. Vabbè. Comunque c'è uno là sotto. Mi ha tirato la nade sotto i piedi. L'abbiamo flashato, però non ha funzionato. Perché non c'era. E questo qua dietro? Ok, l'abbiamo ammazzato. No, 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 no. Oh cavolo. Quanta gente c'era là dentro? Comunque per il momento stiamo facendo 5-2. Sta diventando abbastanza frenetica come partita. La cosa mi piace. Comunque sono tutti ovviamente là sotto perché ha cambiato lo spawn. Noi proviamo ad andarci perché mi serve un'arma. Mi serve un'arma. Forza ragazzi, passate, mi servono le armi. Flash, non c'è nessuno. Ovviamente appena spunto, ecco, spunta qualcuno. Quanti colpi servono con questa pistola per ammazzare? Cioè due hit non funzionano. Gli devo fare gli stacca S, ma penso che non scelti neanche con gli stacca S. C'è qua Mr. Frizzita col pompa. Vergognati, non si usa il pompa. È abbastanza sgrava come arma, però usare una partita soltanto pompa ti devi vergognare. Ok, per il momento stiamo facendo 5-4. Yeah. Non vedo nessuno, per questo sto facendo schifo. E lì c'è una torretta, quella sciotta malissimo. Non c'è morto, perché non l'ho preso manco con un hit. Comunque ragazzi non possiamo andare al centro perché c'è quella torretta. L'unica cosa che possiamo fare è andare appunto qui. Da questi lati. Da questi lati latosi. Perfetto, non gli ho fatto manco assist, quindi non posso prendere l'arma. Qui c'è questa col VMP. Grazie per il VMP. Salve. Salve, ok, sono curato. Ok, ovviamente ragazzi come specialista ho messo l'annihilator proprio per usare la pistola come classe totale. Sinceramente non voglio prenderla ora perché ho l'arma. Appena magari muoio uso l'annihilator. Annihilator. Oh ma che piccione, non muore. Non muore. Che cosa gli hanno fatto al VMP? L'hanno nerfato. Quanta gente c'è là sopra ragazzi? Ragazzi, potevo fare tante kill però non ce l'ho fatta. Non mi ricordavo che shottava di più. Forse è la mia mira che sta andando ancora di più a far cagare, però. Non è sempre colpa mia. È anche colpa delle armi. Porca paletta, non c'è morto. Non c'è morto. Però vabbè, abbiamo l'annihilator a nostra disposizione, che non la uso da un casino di tempo. Però già ci ha portato una prima frag abbastanza decente. Vediamo se riesco a vedere qualcuno. Ho visto qui che c'era una a sinistra. Sarà camperato? No, non c'è. Se non sbaglio adesso lo spawn avversario dovrebbe essere qui. Proprio davanti a noi. Però non li vedo. Ah, eccolo. No, 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 che cosa ho missa? Che cavolo, che problemi c'ha questo col jetpack? Granata! Ok, l'abbiamo ammazzato noi. Per fortuna. Ok, carichiamo. E andiamo da questo lato. Questo c'è morto. Quindi significa che c'è qualcuno. Molto probabilmente è sulle scale questo qualcuno. Non c'è. Ah, aiuto. Aiutatemi, grazie.
Stavo caricando, ovviamente, perché si ricarica sempre nei momenti meno opportuni. Mi ha dato assist, quindi tecnicamente potrei andare lì nel balcone per andare a prendere l'arma, però non c'ho voglia. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa con questa pistolina. Colpi da dietro. Blackstorm, grazie mille. 13-7, vabbè, sta andando meglio di quello che avevo previsto, ragazzi. Stiamo anche per vincere la partita, mancano 5 kill. Ho ammazzato Jack Sparrow. Nice. Ah, questo è nostro. Perfetto, pensavo fosse un nemico. Ok, non c'è nessuno da sto lato. E la partita è finita. Dato, ragazzi, che è durato soltanto 5 minutozzi, direi che posso andare a portare un'altra, sperando non nella stessa mappa. E invece no, ragazzi, siamo sempre sulla stessa mappa, perché su COD sono tutti fissati nel fare sempre questa mappa che io odio con tutto il mio cuore. Ah boh, prima abbiamo chiuso, forse non l'avete visto, con un rateo di 2.0, perché abbiamo fatto 14 kill e 7 morti. Vediamo se adesso riusciremo a fare di meglio, ma io penso di peggio perché sono una persona molto positiva. Comunque, banda alle ciance e incominciamo a morire. Allora, lì sotto c'è leggermente troppa gente. Io con la mia pistolina non penso di riuscire a bloccarli. Quindi buttiamogli una mina là sotto. Tanto loro devono avanzare per forza. Una bella flash. Dove non ho flashato nessuno, però mi hanno rotto la mina. Ecco, appena io mi giro un secondo per tirare una flash o fare qualsiasi altra cosa, loro spusciano. Comunque, mi serve un'arma, perché ovviamente con la pistola non posso fare assolutamente un ciuffolo. Un nemico era dietro di me, però l'ho lasciato lì perché sono un buon samaritano. E a destra del muro c'era anche una mina, però è scomparsa, forse quello che l'aveva piazzata è morto. E niente. Ok, l'abbiamo ammazzato. Che arma aveva? Dimmi una buona. Man of War, no. A Man of War era buona come arma. Invece no, devo morirci così. Prima uccisione e subito ci muoio. Va bene. Allora, proseguiamo. Qui è pieno di gente brutta. No. Porca paletta. Era un in tre. Uno l'ho ammazzato e l'altro mi ha dato l'assist, perché avendo lettato per un bel po'. Però ovviamente non posso andare più ad utilizzare quelle armi, perché là sopra c'è il mondo proprio. Scivoliamo, scivoliamo via. Non mi avrei mai. Non mi avrei mai. Entrate voi dentro. Oh, ma questa qua non ci muore. Ok, l'ho ammazzata io. Allora, non so tra queste armi quale fosse la sua. Io ne ho preso una a caso, ragazzi. La mia mina ha portato a casa la kill di, penso, il mio fan, perché prima mi ha scritto, ovvero ItaDark13, che saluto. E ovviamente mi spunta: grazie, stavo proprio parlando di te. Spunta lui che mi sciotta. Stiamo facendo 4-3, va bene. Ok, l'abbiamo ammazzato. Carichiamo, che arma è? Vesper. Strano. Strano, strano. Questo sta giocando solo di coltellini, mi stava aspettando dietro l'angolo. Ed è sta facendo 11-2 questo. Bene. Abbiamo trovato uno forte contro. Vabbè, comunque. Comunque, stavo dicendo, non lo so, me lo sono dimenticato. Abbiamo trovato l'FMJ, arma che odio con tutto il mio cuore. Proprio la odio. Perché mi ricorda la ump di Counter Strike, vagamente. A me fa schifo come arma. Flashato qualcuno. Oh, com'è che non ci muore quello? In base a cosa non c'è morto? Io ho scaricato tutto. Ok, annihilator, il momento dell'annihilator. È il momento dell'annihilator, infatti. Appena l'ho detto sono morto. Però per fortuna che non me l'ha disattivato, perché praticamente se dopo un... se muori dopo un tot di tempo, perché da quando l'hai attivato, grazie, mi hai fatto sfogare un colpo. Praticamente te lo ridanno come cosa. Lì c'è uno che c'è morto. Ecco, usare l'annihilator in qui è la cosa migliore che mi potesse capitare, perché praticamente se mi spuntano là sotto l'ho sciotto. Solo che sto finendo per consumare tutta l'abilità senza aver fatto un ciuffolo. Infatti l'ho consumata. Ovviamente poi mi spunta uno da dietro. Comunque per il momento stiamo vincendo. Stiamo facendo 8-7. Boh, non aiuti niente. Ovviamente spunto lì e mi pushano tutti contro. Là c'è questo che era a terra, non voleva morire. E ovviamente dietro di lui c'erano altre 6 persone. Quindi stanno tutti pushando da sto lato. Bella nade sotto i piedi. L'ho tirata malissimo. Riflesciamolo. E lo ammazziamo. Perfetto. Addio. Il CUDA. Ma buona come arma. Non è vero, scherzo, mi fa schifo anche questa. E dietro ovviamente mi spunta lo Shite col mega mitraglione nella sua mano.
Vabbè, 10-10, rate 1.0. Vediamo se riusciamo a sbloccarci. Ci stiamo facendo 3 morti più rispetto a prima. Però prima la partita è durata molto di meno, se non sbaglio. Quindi era ovvio che morivo di meno. Dove possiamo andare? Al centro non è una buona cosa con la nostra pistola, quindi direi di andare da questo lato. Voglio andarla a riprendere questa. Ok, speriamo che non mi abbia visto. Io gli sparo i piedi e non ci muore, non ci muore. Va bene. Allora, con calma, possiamo farcela. Possiamo farcela. Era scontatissimo che dopo la prima partita decente, diciamo così, quest'altra avrebbe fatto schifo, però non fino a questo punto. 10-11, radio sotto. Grazie per l'assist, quindi posso andare ad usare l'arma di quest, il faro. Ma buona, cioè è una delle mie mitragliette preferite. Io giustamente mi butto lì. Ci sono 7 persone attorno a me. Ci devo morire io. Flash proprio tirata benissimo, mi è tornato indietro. E niente, questa partita è finita così, con un ratio negativo di 10-12. Vabbè, però se andiamo a sommare le due partite, alla fine si fa un ratio di 1.5 super giù. Quindi, grazie a tutti coloro che sono arrivati fino alla fine. Voi sì che siete veri folli. E ovviamente vi ricordo di lasciare tanti like, commentozzi e quel cavolo che volete. E ci becchiamo alle 17 con un nuovo video. Ciao ciao ragazzi.